Per un giorno una sala al secondo piano del comune di Pescara diventa un set cinematografico e il primo ciak del docufilm di Silvano Consore, tratto dal libro di Ennio Di Francesco Il Vate e lo Sbirro, e la sala Ternum che la Fiction trasforma in una sala del Viminale, cui il capo della polizia Raffaele Gasparri ha convocato il vice commissario Giuseppe Dosi per affidargli un delicato incarico: scoprire come e perché il Vate Gabriele D'Annunzio il 13 agosto del 22 è caduto da un balcone o è stato fatto cadere, praticamente alla vigilia di un incontro con Nitti e Mussolini alla ricerca di una pacificazione nazionale, fissato da tempo per il 15 agosto. Due giorni dopo, il 28 ottobre, ci sarà la marcia su Roma. Questo è il ciak pescarese, anzi il primo ciak pescarese, del docufilm Il Vate e lo Sbirro, che narra la storia di questo personaggio importante della Polizia di Stato, il quale fu incaricato di indagare sulla misteriosa caduta di Gabriele D'Annunzio, avvenuta il 13 di agosto di 100 anni fa, del 1922, nella sua villa Carignacco. Mi trovo in una situazione delicata perché il periodo è quello che è e di conseguenza cercherò di avvalermi di questo poliziotto Dosi, che a quanto sembra sia molto abile nell'investigazione, vista appunto la situazione gravosa, è il caso di indagare ma con la massima cautela. Perché D'Annunzio è caduto? È stato un incidente? È stato spinto? E quali sono i motivi? Questo accade il 13 di agosto del 22, il 15 agosto ci sarebbe stato un incontro tra D'Annunzio stesso, Benito Mussolini e Francesco Saverio Nitti in una villa toscana. Questa era fissata da parecchio tempo per arrivare a un discorso di pacificazione nazionale. Mi affiderò a questo Dosi e alle sue caratteristiche indagatrici. Il capo della polizia manda questo personaggio, Giuseppe Dosi, che è un commissario attore, un commissario artista, che sotto smentite spoglie di un reduce di guerra e di un artista va lì a Gardone per parlare con D'Annunzio, ma soprattutto per parlare con i suoi attendenti, le persone del posto che dovevano raccontare cos'era accaduto. Come farà a intrufolarsi in casa di D'Annunzio? Sotto mentite spoglie, ovviamente. Per esempio, ha pensato già qualcosa? Ho pensato già qualcosa. Sarò un reduce di guerra cecoslovacco, pittore, che si introdurrà a Villa Carignacco apparentemente per dipingere, fare dei paesaggi, insomma, ritrarre le bellezze di Gardone, e poi per entrare in contatto con cameriere, persone vicine al Vate, per capire come sono andate realmente le cose quella sera. Lui fa una relazione molto ampia, ma questa relazione all'improvviso viene secretata, e quindi c'è anche questo motivo di giallo. Perché secretata? Perché nel frattempo c'era stata il 28 ottobre la marcia su Roma e la presa del potere da parte del fascismo.